presentiamo questo nuovo libro, Una lunga presenza, studi sulla popolazione ebraica italiana a cura di Luciano Allegra, che abbiamo con noi, professore di storia moderna all'Università di Torino. Questo libro affronta una delle grandi passioni ebraiche, ossia quella di ricostruire la storia di famiglie, di peregrinazioni, di movimenti, a partire soprattutto da quello, dai nomi, dall'onomastica. Questo è particolarmente è possibile in particolare in Italia, perché una presenza ebraica di più di 2000 anni ha fatto sì che sia disponibile una gran quantità di documenti e di materiale archivistico, e materiale che poi è anche sopravvissuto al periodo delle persecuzioni negli anni 30 e negli anni 40. E il libro è composto da 4 saggi, e in particolare è molto interessante il saggio che racconta della composizione delle professioni che venivano esercitate dagli ebrei nei ghetti, perché se ne deduce va a contrastare una delle idee molto diffuse, uno dei pregiudizi molto diffusi, ossia quello che gli ebrei si occupavano soprattutto di professioni legate al credito, al prestito, insomma, professioni di questo tipo. E questo saggio è quello appunto a cura di Luciano Allegra. E dopodiché c'è un saggio di Cristina Zuccaro che parla della comunità di Asti fra 700 e 800, un saggio di Agnese Puccia che parla della demografia ebraica, e andando a confutare una teoria per cui partendo dalla demografia ebraica si stabiliva che un declino nella fecondità e invece Agnese Cuccia prova il contrario, ossia che proprio che non si può stabilire niente di simile, che proprio invece dalla demografia ebraica invece si può stabilire invece un incremento della natalità a partire dai primi decenni del XIX secolo. E il primo saggio invece di Claudia Colletta, partendo dai cognomi ebraici in Italia, dimostra come si possano ottenere dei risultati nel settore dell'onomastica, ma anche per capire i movimenti, le migrazioni, gli insediamenti della popolazione ebraica, e attraverso i cognomi mapparne anche la cronologia e il percorso storico delle comunità ebraiche. Innanzitutto buonasera a tutti. Mi trovo di fronte a un compito, devo dire, piuttosto arduo, che è quello di presentare un libro che non tanto dal titolo, il titolo recita Una lunga presenza, ma dal sottotitolo Studi sulla popolazione ebraica italiana, promette di essere di una noia mortale, comunque di nessun interesse. Ecco, tanto più trovandoci in una festa del libro, dove in genere, come dire, noi cerchiamo di consolare il nostro spirito parlando di altri argomenti, di letteratura, poesia, arte, religione. Beh, però nonostante questo penso che ci siano molte buone ragioni per esporci anche ad argomenti, come dire, apparentemente astrusi, diciamo di nicchia per specialisti, per studiosi del settore. E proverei, prima di entrare nel merito, brevissimo, lo farò molto brevemente, di questo libro, proverei a esporre alcuni di questi motivi. Il primo è relativo a una questione generale che non interessa, devo dire, tanto la demografia in quanto tale, o la storia ebraica in particolare, ma la storia in generale, quindi diciamo un campo più importante. Mark Bloch, senza dubbio il più grande storico del Novecento, scrisse un libro molto famoso che si intitola Il mestiere dello storico,
che fa veramente parte del corredo indispensabile di qualsiasi storico, diciamo almeno che si rispetti. E lo scrisse nei mesi immediatamente precedenti la sua cattura e la sua fucilazione per mano della Gestapo nel 1944, in quanto ebreo e in quanto membro della resistenza francese. Bene, all'inizio di questo libro Bloch si poneva, devo dire, la domanda fondamentale che ognuno di noi dovrebbe porsi ogni qualvolta legge o soprattutto scrive di storia. La domanda è: papà, a che cosa serve la storia? Bene, in questo libro Bloch dava delle risposte, ma nei decenni successivi alla pubblicazione di questo libro esce nell'immediato dopoguerra, devo dire, queste riflessioni sul mestiere dello storico sono andate abbastanza in disuso. Come dire, che la questione dell'utilità della storia non sembra che sia stata, come dire, molto al centro delle preoccupazioni degli storici. Ora, questa è una noncuranza che vale soprattutto per un paese come il nostro, come l'Italia, che ha fatto, soprattutto nel dopoguerra, dell'oblio, meglio, della rimozione, uno dei cardini del discorso pubblico e della costruzione della coscienza collettiva della nazione. Ora, questo è molto pericoloso. Evitare di porsi questa domanda, come giustamente si poneva Marc Bloch, a che cosa serve la storia, è pericolosissimo, perché alla fine ci induce a pensare che, dopo tutto, la storia non serve a nulla, quindi che noi non abbiamo assolutamente il dovere della memoria, anzi, peggio ancora, che noi possiamo saccheggiare il passato a piacere nostro, magari per i fini più disparati. E quindi possiamo fare le affermazioni più assurde, non so, dire che Mussolini è stato il più grande statista del secolo, oppure in maniera molto più drammatica sostenere che la Shoah non sarebbe mai avvenuta, oppure che i protocolli dei savi di Sio, il famoso pamphlet nato a fine 800, scritto a fine 800 dalla polizia zarista per screditare gli ebrei, bene, i protocolli di Sio attesterebbero veramente l'esistenza di una grande cultura ebraica per conquistare il mondo. Insomma, il rischio è quello che la storia diventi una specie di opinione. Bene, allora, nella crisi attuale della storia esiste però un settore che, devo dire, forse non tanto stranamente, è rimasto immune da questa temperie, ed è appunto quello della demografia storica. Come dire, una specie di riserva indiana. Come mai questa sorta di immunità? Cioè, come mai la demografia, diciamo, alla demografia viene riconosciuto un certo status di vera disciplina scientifica, mentre invece il resto della storia sembra essere diventato una opinione? Beh, ci sono certamente delle caratteristiche di metodo, perché la demografia fa largo uso di strumentazione matematica, strumentazione statistica, e quindi si dà quella aura di scientificità che sembra appunto metterla in un settore a parte rispetto alla storia in generale. Ma c'è un altro elemento, ed è il fatto che la demografia serve. La demografia storica serve, sottolineo questo verbo. Rappresenta, insomma, uno dei quei pochi casi in cui la conoscenza del passato offre delle indicazioni, delle chiavi di lettura che sono utili per capire il presente, addirittura per prevedere e programmare il futuro. Vorrei farvi anche soltanto un piccolissimo esempio, peraltro relativo appunto al mondo ebraico, un piccolo esempio di questa utilità della demografia. La scelta del governo israeliano di qualche anno fa di ritiro parziale e graduale dai territori e la proposta della creazione di un doppio Stato è stata una scelta che è stata motivata non soltanto, direi forse non tanto, dalla bontà delle ragioni espresse da una parte dell'opinione pubblica israeliana, quanto proprio dalla prospettiva di crescita demografica differenziale delle due componenti della popolazione. Insomma, di fronte a quale prospettiva ci troviamo? Siamo di fronte a questa prospettiva, cioè che
Il ritmo con cui cresce la componente arabo-palestinese è molto più alto di quello della popolazione invece ebraica, e questo nonostante l'alto livello di fecondità delle famiglie degli ortodossi. Insomma, la prospettiva realistica di avere fra pochi decenni un Israele nel quale gli ebrei siano diventati minoranza, guardate bene, minoranza. C'è un libro che peraltro trovate, l'ho visto prima, un libro molto interessante che trovate negli scaffali di un grande demografo, Sergio Della Pergola, che insegna appunto demografia alla Hebrew University di Gerusalemme, che dice proprio questo. Lui ha fatto delle previsioni, anzi ha fatto una simulazione, secondo la quale nel 2050 il 35% della popolazione che oggi vive entro i confini di Israele sarà ancora ebrea, mentre il 65% invece sarà arabo-palestinese. Quindi, come dire, questa è una previsione che deriva appunto da una profonda conoscenza dei meccanismi studiati dalla demografia storica. Dicevo, è una previsione che chiaramente preoccupa il governo israeliano e inevitabilmente consiglia di percorrere prima o poi la famosa road map e creare un doppio stato. Insomma, la demografia storica serve a capire il passato e a condizionare il nostro futuro, però direi che questo non è l'unico motivo che sta alla base dell'interesse per lo studio della popolazione. C'è qualcosa di più rilevante. Salo Baron è stato certamente il più grande storico dell'ebraismo del Novecento, non ha mai smesso di ammonire i suoi allievi perché si guardassero bene dall'indulgere in quella che lui chiamava la storia lacrimosa del popolo ebraico. Temo però che questi suoi ammonimenti siano andati un pochino perduti, siano stati trascurati. Perché? Perché l'attenzione per le vicende legate alle persecuzioni ha dominato il panorama storiografico relativo appunto alla storia ebraica. Ora, chiaramente non mi riferisco alla Shoah. La memoria della Shoah e l'analisi della Shoah sono compiti assolutamente imprescindibili, ma mi riferisco a un'altra cosa, cioè all'inclinazione a leggere tutta la storia ebraica esclusivamente come un susseguirsi di azioni e reazioni al potere della società più ampia, insomma di vedere l'ebreo come vittima, l'ebreo come una ombra dell'altro. Bene, a questo punto vi chiederete, ma insomma la demografia che diavolo c'entra con tutto ciò? Allora c'entra perché soprattutto chi non è uno storico di professione non ha idea, giustamente non ha idea di quante straordinarie notizie noi riusciamo a ricavare dalle fonti demografiche, insomma di quante informazioni preziose noi riusciamo a mettere insieme su che cosa? Non sulle persecuzioni una volta tanto, ma sulla vita, sui comportamenti delle persone, sulla vita di tutti i giorni. E questo ci succede soprattutto quando noi andiamo molto indietro nel tempo e la documentazione si fa molto più rarefatta di quanto non sia invece per l'età contemporanea. Ora, gli ebrei sono in Italia da 2000 anni, questo lo sappiamo tutti, e da qui il titolo Una lunga presenza. Dunque, non esiste nessun altro posto al mondo in cui una comunità ebraica abbia mantenuto una presenza così lunga e così continuativa. Il problema per lo storico è affascinante, come ritrovarne le tracce? Certo, ci sono reperti architettonici, c'è l'iconografia, che ci aiutano, ma non ci aiutano tanto. In nostro soccorso vengono gli archivi, che ci mettono a disposizione una documentazione davvero straordinariamente preziosa, costituita da che cosa? Beh, fondamentalmente da atti notarili, noiosi atti notarili ma preziosi, e appunto da fonti che ci descrivono la demografia della popolazione ebraica. E quindi ci offrono quali informazioni? È il numero dei membri, il sesso, l'età, la struttura delle famiglie, la professione che esercitavano. Insomma, sono una specie di mini censimenti delle comunità. Sono elenchi di nomi in realtà.